Rita, quanti piatti ti sei fatta? Gli vuoi bene a Valerio? Una persona che si fa voler bene, immagino. Sì, e poi al papà musicista è un po' come me, e quindi ti immedesimi. È un po' come te, lui vinse Sanremo, già tra le nuove proposte, tra i big, perché aveva venduto tanti dischi, aveva fatto Amici, Ciao Maria, e quindi insomma era già arrivò da big, voi arrivaste come nuove proposte, dico voi, perché non eri sola? No. C'erano con te Iga Zosa, sei un po' emozionata? Sì, certo, 20 anni dopo. È la prima volta che la vedo, che non le mancano un po' le parole. Sì. È la prima volta che ti vedo così emozionata. È vero. Ladies and gentlemen, dopo 20 anni, una storica reunion dei Gazzosa! Ma che bello! Allora, Vincenzo Siani alla batteria, eccolo qui, Federico Paciotti alla chitarra e poi c'è Valentina, la sorella di Federico. Vincenzo, sì. Aspetta, come ci mettiamo qua per andare troppo in calcio? Siamo invecchiati troppo, dici qualcosa? Siete invecchiati, quanti avevate? 13 anni, 13, 13, tu eri più piccola. Io ero più piccola, sì. Poi Federico? Noi due insieme. Noi due siamo dell'87, io sono più piccola perché sono di luglio, lui è di febbraio. Poi c'è Vincenzo. 35. E Valentino. Lo rivediamo per Sanremo? Conduceva Raffaella Carrà. Il prossimo concorrente ha 51 anni, infatti non è mai troppo tardi per cantare a Sanremo. O forse per loro è troppo presto perché 51 anni ce l'hanno in quattro. I Gazzosa, eccoli qua! Stai con me forever, quella che non vedo più, bimba che correva, colorata. Sezione giovani, più giovani non si può. I Gazzosa con Stai con me forever. No, dicevo io che non sto capendo niente. Io così sono romana. Detto? Sì, bionda. Sì. Beh, un po' diversa, si vede che ho cercato un pochino di aggiustarmi nel tempo, loro erano già bellissimi. Ma non è vero, bellissima ed eri bellissima. Cosa ricordate di Raffaella, di quel Sanremo, a parte ovviamente la grande emozione? Ma è stato bellissimo, Federico. Perché a 13 anni poi è tutto molto strano, perché ti sembra anche un po' un gioco, quindi non hai molto anche la responsabilità che poi puoi avere quando hai un'età più adulta. Però è stata un'esperienza pazzesca, Raffaella ci ha fatto molto un po' da madrina. Si vedeva che vi trattava proprio come eravamo un po' la mascotte, come i vostri figli. Sì, molto. E poi siete tutti rimasti nel mondo della musica comunque. Sì, sì. E tu sei tenore? Io sì, tenore rock. Mi sono laureato al Santa Cecilia, adesso ho fatto un disco crossover tra rock un po' alla Queen, faccio le tournée in giro per il mondo, Asia, America. Guarda che lei Queen li ha visti dal vivo, io cantai all'Arena di Verona e ebbi l'onore di conoscere Brian May, perché quella sera c'era pure lui, sì. Fantastico. E invece Vincenzo? Vincenzo? niente, io continuo sempre a suonare con vari artisti, ho fatto delle tournée, poi insegno batteria, poi ho aperto anche un'attività di noleggio con conducente che mi permetteva di fare entrambe le cose. E poi la cosa più importante è che mi sono sposato. Giusto. Quindi saluto mia moglie e mia figlia Melania, che stanno a casa. È l'unico che... Ciao, come si chiama la moglie? Maria Rosaria. Ciao Maria Rosaria, ciao Melania. È l'unico che si è sistemato, perché noi siamo ancora dei facciamo un sacco di casini. Jessica sappiamo perché abbiamo rete requisita, quindi sta qua. Serena mi ha fatto, come dire, mi ha trovato il fidanzato, no, in più mi ha presa. No, vabbè. Mi Valentina? Ha presa, mi ha dato vita. Io ho fidanzata, sì, pure io. Vabbè, nella musica ho continuato con Federico, suonavo insieme a lui. Ma perché non vi riunite più spesso? Perché non rifate concerti? Non ci avete mai pensato? Ci siamo. Noi siamo onorati di vedervi adesso. Grazie. In realtà è un'idea che ci è venuta già e che anche spinti da nostri colleghi che ci hanno detto perché non fate la reunion dopo 20 anni, quindi
Sì, perché quest'anno sono vent'anni, esattamente vent'anni. Sì, sì, fantastico. Quindi... Allora, diciamo che ci sono stati tanti che hanno debuttato a Sanremo giovanissimi nella categoria Nuove Proposte. Li rivediamo in questa clip. Mi sembra giusto. Una terra promessa. Consegna il trofeo Città di Sanremo al vincitore della sezione Nuove Proposte, Eros Ramazzotti. Ti prego, aspettami, amore mio, ma illuderti non so, la solitudine fra noi. Vince Laura Pausini, 7.464. Ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Consegna il classico trofeo con tanto di palma a Neri per caso. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice. Vince la categoria Nuove Proposte. Arisa, sincerità! Molto grande tenerezza, perché loro sono tutti diventati dei grandissimi campioni, no? Però vederli, diciamo, al primo grande successo fa tenerezza, e diciamo lo auguriamo a tutti quelli che inseguono un sogno in questo momento. Gazzosa è il nome, ve lo diede, la Caselli, giusto? Sì. Perché? Ma in realtà, perché lei, quando ci vede la prima volta, ha detto, ha sentito l'energia di una bevanda gassata. Quindi... Sì, disse, siete troppo frizzanti, sì. Cioè, scegliete voi il nome. Però se entro una settimana non mi arriva il nome, scelgo io. Così ha fatto. Cioè, voi avete qualche piano B, qualche altro nome? Ma nemmeno te li diciamo. Purtroppo i nostri genitori volevano sempre mettere bocca, giustamente, nelle cose, perché eravamo minorenni. Ci è arrivata all'orecchio tipo la gatta bianca. La gatta bianca. Alchimia. Ma delle robe... Ma delle robe assurde. Noi giustamente abbiamo chiamato Caterina, pensaci tutti, prego, salvaci, perché sennò i genitori. Grandiosi. E da qui il nome Gazzosa. Non vediamo l'ora di vedervi, ladies and gentlemen. I Gazzosa. Aspetta, aspettate. Pronti? Yes. Ale. Sinceramente affranta, pericolosa
Saverio. Non so perché mi è venuto Saverio. Sai che Saverio è un nome che fa parte della mia famiglia. Siani. Vabbè, ho fatto una crasi. Posso dire una cosa, Serena? Ci hai fatto un regalo pazzesco. Veramente, perché rivivere. Siete bravissimi. Perché rivivere questo momento per noi 20 anni dopo è proprio un regalo. Cioè, siamo tornati indietro. Siete bravissimi, guarda. Una cosa meravigliosa. Ci abbiamo un progettino in pentola. Una cosetta molto rock. Sì, molto rock, che riprende un po' le nostre origini. Noi facciamo un primo disco completamente rock in inglese e quindi abbiamo detto facciamo una cosa. Cioè, io ti dico una cosa, che lui a 13 anni stava sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo con la maglietta dei Rhapsody. Cioè, quindi già capivamo tutto, noi siamo rock fondamentalmente. E adesso abbiamo anche, come dire, l'età. Per farlo, perché prima non ce lo volevano far fare, per cui adesso siamo un po' più... Siete più liberi di fare, di esprimere voi stessi. Liberi, ovviamente sì. tanti auguri, in bocca al lupo, grazie, buon vesto. Grazie. E rientriamo nella nostra... sui nostri divani, vieni già. Ragazzi, noi ci vediamo dopo in studio, certo, ma, voi, ma voi vi frequentate comunque? Certo, noi siamo come fratelli, sempre. Okay. Noi siamo come fratelli. Torna sì. a casa, Jessica. Guarda che Memo è geloso, ragazzi. Ma io sono tua, io sono sempre vostra. Sai che sei una vera animale da palcoscenico? Grazie, ma è fantastica, veramente. Ma io ho un caratterino, Serena, ma che non lo so, che te, secondo te perché stai qua? Perché c'hai il caratterino, però rivista con la band hai proprio il piglio della leader ed è quello che io ti auguro di tornare ad avere più presto. Ok, tesoro? Ci siamo capite? Ci siamo.